Bravi ragazzi, bravi. Bounce. Grazie a tutti per aver visto il precedente video, ragazzi, la nuova serie che è cominciata, dove andiamo ad avanzare fino ad avere 40 fama. Io ovviamente sono Satirion, questo è il mio canale, e oggi ragazzi andiamo a vedere le mie statistiche, le mie caratteristiche. Come vi dicevo nello scorso video, che vi invito ad andare a vedere, vi metto il link sotto in descrizione e nei commenti, ho trovato una feretra molto buona, ragazzi, che è questa qui, tra virgolette molto buona. Nel senso che ci dà 781 punti vita. Trovatemi una feretra con più vita di questa. Cioè, è proprio una feretra, deve avere statistiche opposte. Cioè, dell'altro mondo, dell'universo proprio, di Plutone. Statistiche di Plutone rispetto a statistiche di Nettuno. Questa statistica è di Hong Kong. Cioè, non ha senso. Attualmente, come dicevo nello scorso episodio, io sto usando queste statistiche adesso, giusto provando come mi trovo con questi item. Andiamo ad avere, quindi, i danni sono, diciamo, nella media, possiamo dire, 748, 1060 danni. Velocità 1,60, purtroppo non posso alzarla, per alzarla dovrei mettere 1 e andrei ad arrivare così, diciamo che... Poi, a vita direi che siamo abbastanza bene, nel PvE arrivo a 7073 di vita, mentre nel PvP vado ad arrivare sui 6839, una cosa del genere. Facciamo così e vediamo subito. 6815, perfetto. Poi per quanto riguarda l'armor ragazzi è la mia pecca, perché l'armor non riesco a alzarla, cioè non ho tanti cianiti, perché io tutte le cianiti le buttavo. Le uniche cianiti che ho sono queste, ecco, basta, c'ho solo questi cianiti. Purtroppo è quella cianite da 45 in più, è impossibile droppare quelle pietre lì che danno percentuale di armor in più, è impossibile, dovrei buttarci tipo 50.000 euro sopra e mi darebbero comunque l'emote della moneta a massimo proprio. Aiutatemi voi per alzare quest'armo maledetta, però rimanere in statistiche così, perché proprio non so che fare. Poi abbiamo l'impatto che comunque va bene. Non mi posso lamentare, dovrei averne 3000 avendo la feretra, però mi dà quasi 800 punti di vita. Ok, posso anche accettarlo. I critici vanno più che bene, 260% di critici. E per quanto riguarda le resistenze, essendo che io non shoppo, essendo che farmo poco, essendo che faccio schifo, ne ho 814, che sinceramente mi bastano, come diciamo dalle mie parti, mi bastano. Poi, di solito, io adesso vi faccio vedere le statistiche che ho normalmente, solitamente. Mentre queste, perfetto, sono le statistiche che io avevo prima di trovare quella feretra. Adesso questi danni, che sono 100 danni in più mi sembra, stessa velocità, la vita scende a 5524, l'armor aumenta a 1605, non cambia tanto, di 200 si aumenta, l'impatto aumenta a 2348, critici scendono a 2,42% e le resistenze rimangono sempre quelle. Questo diciamo che è il mio settaggio normale base rispetto a quello che sto usando adesso con quella feretra, perché cambio anche questo. Metto anche questo qui. Comunque. Sì, con lo scudo faccio così e mi setto così. 2011 di armatura, 1464, 2,32. Ovviamente le resistenze le guardate. E i danni sono questi. Vabbè. Queste sono le mie... Tutacchiato, non so dove. Ho allagato completamente la mia scrivania. I miei CD stanno affogando, ragazzi. Vi faccio vedere un po' le gemmine. Beh, così, sinceramente... Oppure così... Non ci sto a capire più una mazza, raga. Banda le ciancio. Io i grifi, ragazzi, li sto mantenendo per il livello 50. Non li sto mettendo agli Akak, al mantello, perché alla fine non danno tantissimi in più. E non danno tantissimi in più alla fine. Cioè, non vale tanto la pena. Anche perché questi penso li userò anche a 45, visto il mio drop eccessivo di unici. Penso continuerò ad usare lo stesso anche questi. Quindi forse è meglio anche i contraddico. Sto male, ragazzi. A parte questo, ragazzi, per quanto riguarda le gemme, vi posso dare giusto dei piccoli consigli, nel senso che io non posso dare consigli chissà quali. Per farmare, ragazzi, bisogna, voi volete crearvi un PG, bisogna partire dalle basi. Cosa bisogna fare all'inizio? All'inizio ovviamente bisogna fare il tutorial. Fatto il tutorial, cosa bisogna fare? Fare PvP, fare il farm, cazzeggiare. Secondo me, ragazzi, appena creati il PG, dopo aver fatto il tutorial e aver capito, diciamo, le dinamiche, oppure chi ha già PG
che ha voluto cambiare, bisogna innanzitutto avere un minimo di farm. Arriviamo almeno, dico almeno, all'incirca a livello 10 barra 15, 16, ma 10 barra 16. Arrivati a questo livello, cominciamo a farmare. Cominciamo a farmare nel senso che già dal livello, dal tutorial, arrivati a livello 14, 13, 13, 14, 15, ci blocchiamo. Quello che abbiamo ottenuto ce lo mettiamo bello in crop. E ragazzi, mettiamoci a fare un po' di farm con amici, nel senso che bisogna trovare ragazzi disposti a portarci a farmare in zone dove purtroppo i livelli 45 sia non possono, mi sembra che non si può neanche più entrare, perché i 45 ovviamente hanno altro da fare, tranne se qualcuno si scazza, sta scazzato proprio e dice ma vabbè ti portiamo da Eredur. Per portare avanti questo tipo di metodo, crearsi un PG con questo metodo, bisogna avere degli amici dietro che ci portino a farmare determinate mappe senza livellare, prendere XP e quindi rimanere a quel livello e fare PvP con gli stessi livelli. Per quanto riguarda le gemme usate, per essendo che ci sono tante gemme, per avere le gemme quelle potenti, procuratevi degli item migliorati, verdi, con degli slot. E con questi, ragazzi, ci andate a mettere dentro degli item. Così ad esempio, che ne so, servono 3 gemme impure per farne una, servono 3 rubini impuri per farne un rubino, per fare un rubino frantumato, però ci riempie 3 slot. Andiamo a trovare farmando anche dai livelli quelli più bassi, noi siamo a livello 16, andiamo a farmare a livello 10, si può fare, non prendiamo XP, troviamo un oggetto verde oppure bianco oppure blu, legend, con degli slot, almeno 2 o 3 massimo, perché altrimenti non vale la pena, e ci mettiamo tutte le gemme lì dentro, così ci occupano meno spazio nell'inventario. Fatto questo, ragazzi, raccogliete tutte, dico tutte le gemme. Non fate come me, io sono un pirla, che all'inizio io buttavo tutte le gemme. Vabbè, ero, diciamo, crudo del gioco, non sapevo cosa fare, non sapevo una mazza del gioco. Trovavo gemme, ma che cos'è questo? Puff, e buttavo così, cioè a random. Lo so che mi starete prendendo per pazzo, però a me piace fare gli esempi proprio pratici, proprio devo far vedere gli esempi. Non fate così, ragazzi, vi arriva, fate così, puff, e non puoi utilizzare la gemma per questa risorsa, perché ovviamente è già piena. Prendetene un'altra e mettetecela, non fate come me, perché tutte le gemme servono. Ad esempio, se adesso avessi avuto tutte quelle cianiti che io ho buttato, adesso invece di avere queste da 22 avrei quelle da 159 di valore armatura. Che già cambierebbe, non esistono, però fidatevi, tutte quelle che ho buttato, arriveremo a 159 a gem. Il PvP, ragazzi, cominciate a fare il 3 vs 3, o cercatevi una gilda con ragazzi del vostro stesso livello, andate a fare PvP con loro, oppure con il livello, un qualche livello più alto, 1, 2, 3, 4, 5 livelli più alti, non 6, perché altrimenti non potrete fare lo stesso PvP. Il 5 vs 5 lasciatelo attualmente. È più bello il 5 vs 5, però per avanzare di più nel PvP più facilmente, fate il 3 vs 3 perché è più veloce. Si guadagnano più punti, sì è vero che l'1 vs 1 è più veloce di tutti, però si guadagnano 200, 300, adesso non ricordo. Mentre nel 3 vs 3 si guadagnano più punti, si ha più possibilità di uccidere più gente, quindi accumulare più punti. Poi, fatto il 3 vs 3, decidi di fare o il 5 vs 5 o l'1 vs 1. Quindi per il farm è questo, fate il boss anche se 5 livelli in meno, fatevi sempre i mini boss, il boss della mappa, della primissima mappa proprio, come si chiama, Grimstone, perché dropperete speciali, capace anche legend, che vi serviranno in futuro. Quelli ragazzi, aggiornandoli, potenziando il nostro oggetto, ai livelli minimi, i legend, quando li andiamo a potenziare a livelli superiori, ci danno molti più bonus di quando andiamo a potenziare oggetti alti per potenziare maggiormente. E ragazzi, io spero che vi sia stato utile tutto quello che vi ho detto, l'impapoc che vi ho detto. Se volete altri consigli, fatemelo sapere sotto nei commenti, datemi dei consigli per quanto riguarda il mio keep. Come sempre vi invito a mettere un bel like al video, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché arriveranno dei video epici. Il video già scorso è epico, quindi andatevelo a vedere. E qui è tutto da Sedino, ragazzi. Ciao ragazzi.